Cannalonga è un centro agricolo a 550 metri d'altitudine, dalle origini antichissime. Alle falde del Monte Gelbison e di fronte il mare di Velia, gode di una posizione geografica eccezionale. Il paesaggio è di incomparabile bellezza, vaste radure di macchia mediterranea e poi salendo in quota i secolari castagneti, le grandi faggete, le sorgenti e i laghi Carmine e Nocellito. Non esiste nessuna documentazione sulle origini dell'abitato di Cannalonga, ma pare che negli anni sia stata tramandata la tradizione che il paese fosse sorto nell'attuale Largo Tomola, per opera di alcuni pastori novesi circa due secoli antecedenti l'anno 1000. A queste prime abitazioni si aggiunsero altre edificate da abitanti di Civitella che, come ipotizza lo storico locale Pietro Carbone nel suo libro Tolve tra storia e leggenda, condividevano con i nativi superstiti alla catastrofe che distrusse l'antica città di Tolve. Nel periodo di dominazione longobarda, il paesaggio con questo piccolo nucleo abitativo richiama l'attenzione dei monaci italo-greci. I religiosi sbarcati a Velia intorno al VII-VIII secolo si erano rifugiati nell'Italia meridionale a causa delle persecuzioni, poiché i fedeli e devoti delle loro icone trovarono conveniente iniziare da Pattano la colonizzazione del territorio, giacché oltre alla preghiera e alla penitenza erano dediti al lavoro manuale. Iniziava così la nuova organizzazione sociale e produttiva e i piccoli conventi, le lauree e gli eremi si trasformavano in luoghi di richiamo per tanti pastori e contadini sbandati. Con la preghiera, la devozione ai santi e soprattutto alla Madonna, i religiosi insegnano a coltivare l'ulivo, a regolamentare il flusso dell'acqua, a costruire terrazzamenti. Tutto ciò è parte costituente della memoria e dell'identità di Cannalonga, la cui vita non solo religiosa si anima intorno alla grancia che si conserva al centro del paese. La piazza del paese è ancora chiamata Orto dei Monaci dagli abitanti e nella quale di recente sono stati rinvenuti gli affreschi che tramandano il ricordo benevolo e benedicente delle sacre icone. Con l'avvento dei Normanni e il consolidarsi della feudalità a Novi, la nuova Velia, Cannalonga riesce a mantenere una sua autonomia religiosa di rito greco, restando ancora alla grancia di Pattano, ed il casale viene amministrato dai nobili locali più facoltosi. Appartenne allo Stato di Novi fino al 1452, quando Giovanni Antonio Marzano, signore di Novi, donò il casale a Giovanni Antonio Martirano. In seguito il feudo passò ai duchi di Monteleone, divenuti signori di Novi.
Cannalonga ebbe notevole importanza a partire dalla metà del secolo XV per merito della Fiera di Santa Lucia, un grande mercato che tuttora vi si tiene ogni anno a settembre, ma la sua importanza crebbe ancor più durante il secolo successivo, poiché il Banco della Giustizia, di cui era sede, ebbe giurisdizione su gran parte del Cilento montano. Nel 1572 il feudo di Cannalonga fu acquistato da Giovan Battista Farao di Cuccaro, facoltoso segretario del duca Camillo Pignatelli Junior, la cui famiglia lo tenne in signoria fino alla morte di Scipione Farao. Questi lo donò a Vincenzo Macedonio, barone di Cannalonga. Nel 1680 il feudo fu ricomprato da Don Filippo Farao, il quale, avendo dato in sposa la figlia Maria a Don Toribio Alfonso Mogroveio, nobile di origine spagnola, le assegnò come dote le terre di Cannalonga. Furono i De Ticchio che ressero le sorti del casale fino agli inizi del 1400. Sui giganteschi ruderi del loro palazzo fu costruito il Palazzo degli Icteris, acquistato poi dal vescovo Torrusio. Il più illustre fra i membri della nobile famiglia Mogroveio fu Toribio di Lima, arcivescovo della città latinoamericana e primate della Chiesa del Perù. Questi morì nel 1680, fu canonizzato e divenne il santo patrono del paese e dei vescovi della Chiesa latinoamericana. I Mogroveio riuscirono ad elevare il feudo di Cannalonga a ducato con l'aiuto di una vendita fittizia a Don Giacinto Falletti, che nel 1713 si fregiò del titolo di duca di Cannalonga e nello stesso anno acquistò anche il feudo di Sicignano degli Alburni. Nel 1738, in onore di suo zio, il Mogroveio favorì San Toribio come santo protettore in sostituzione di Sant'Onofrio, fino ad allora santo patrono di Cannalonga da tempi remoti, e di cui resta via Sant'Onofrio, oggi corso Europa, la via principale del paese, ed il vicolo Sant'Onofrio, nei pressi del quale era la grande chiesa, edificata e venerata dai monaci basiliani. Nel 1756 il barone Don Toribio Mogroveio, in virtù del fatto che Cannalonga era già ducato, ottenne dal re la concessione ufficiale di ducato e la sua investitura a duca, considerando anche le sue nobili discendenze e i meriti acquisiti dalla sua famiglia in 900 anni di fedeltà alla Reale Casa di Spagna. Il palazzo ducale è stato ristrutturato ed ampliato nell'Ottocento. L'edificio, risalente al secolo XVI, è munito di torri e di un cortile ricco di affreschi e statue di marmo della dinastia, ma è la struttura architettonica appariscente per la sua mole di Palazzo Torrusio a destare l'interesse maggiore, dopo aver svoltato per un vicolo che finisce dritto in piazza e aver varcato l'arco d'ingresso che unisce le due ali dell'attuale costruzione. Un'imponenza che colpisce l'occhio e che testimonia ancora oggi il nobile passato del paese. Costruito sui resti di casa De Ticchio, fu dimora del vescovo Vincenzo Torrusio, plenipotenziario alla corte dei Borboni di Napoli. Dopo circa tre secoli a Cannalonga si fortifica il rapporto con il suo patrono, San Toribio, gemellandosi con Maiorga in Spagna, città natale del santo.